perché abbiamo parlato di colossi del web, che voleva dire 100? No, io trovo un po' curioso che ovviamente il direttore di Confindustria fa il suo mestiere del Sole 24 Ore, giornale di Confindustria, però che quando si parla di andare a fare una tassazione equa per chi in questi mesi si sta arricchendo in maniera spropositata e sproporzionata grazie anche alla pandemia sanitaria, con il web e le vendite online, non si tratta di tornare indietro, si tratta di modificare il sistema fiscale. Chi si è arricchito tanto deve dare un contributo, a maggior ragione in questo momento. E penso anche ai grandi patrimoni. Quando si parla del contributo di solidarietà della patrimoniale, non si parla di chi ha fatto fatica a lavorare, ha messo su una piccola impresa, ha magari una casa in affitto. Si parla di chi, come è accaduto in Spagna, ad esempio, ha guadagni sopra i 10 milioni di euro all'anno. Chiedere a queste persone di fare un sacrificio in un momento in cui le risorse finanziarie non ci sono per tutti, io credo che sia un atto di umanità, di equità, di giustizia. Perché è un tabù nel nostro paese affrontare un dibattito che ormai è aperto in tutta Europa? La povertà, non è più solo quella tradizionale che già tanto era ingiusta, ma è una povertà che sta colpendo la famiglia della porta accanto. E su questo o noi facciamo debito, perché bisogna fare debito, lo Stato Sì. deve fare debito, ma poi lo deve ripianare. Chi in questi mesi, ad esempio, non ha perso niente e ha guadagnato milioni di euro. Altro che non fare i contratti, se no qui capovolgiamo le priorità e magari ce l'andiamo a prendere con chi a fatica ha conservato un contratto di lavoro, perché questo è il dibattito che Posso Confindustria cerca di aprire in maniera ingiusta. No, voglio girare questa sua riflessione a Mandelli, no? Dice 100, caro Andrea Mandelli, dice: beh, questa è l'occasione per parlare di questa patrimoniale. Ha spiegato anche i termini con cui vede, diciamo, questa patrimoniale 100. Allora, intanto voglio ripartire da qui e poi voglio chiedere a Mandelli, ovviamente, una riflessione anche sul discorso che riguardava la sanità e i medici di famiglia. Patrimoniale, arriveremo a No, quello? la patrimoniale no, perché le tasse, chi ha pagato, chi ha guadagnato le tasse le deve pagare, le paga tutte, quindi non ha senso. Però io vorrei tornare al discorso.